Salve a tutti, in questo piccolo tutorial vi spiegherò come fare questa specie di griglia in Inkscape. Innanzitutto togliamo il vostro riferimento, non ci interessa nemmeno la pagina di riferimento per cui la possiamo togliere utilizzando l'editor delle proprietà e togliendo la spunta a bordo pagina. Con il tasto 1 portiamo, se ne fosse necessario, le nostre dimensione, dimensione reale, la scala 1 ad 1 e iniziamo col disegnare un rettangolo. Dimensioni qualsiasi. Dobbiamo essere sicuri che i bordi non siano stondati. Questo è l'icona, il bottone che serve per raddrizzare eventualmente gli angoli. È disattivato per cui non c'è bisogno di premerlo. Il nostro rettangolo è un rettangolo geometricamente preciso. Allora, la prima cosa da fare è trasformarlo in tracciato. Con questa istruzione ho mantenuto le scritte in inglese per eventuale anche diciamo, l'internazionalizzazione del tutorial. E una volta trasformato in tracciato possiamo applicare il colore di riferimento, togliamo il bordo che non ci interessa e lo duplichiamo. Lo abbiamo duplicato, diamogli un colore di riferimento diverso, giusto per vedere che ecco, sono due. Con CTRL Z lo riportiamo alla sua posizione originale, o meglio, annulliamo lo spostamento più correttamente e applichiamo un'estensione in generate from path genera da tracciato che è il Voronoi pattern. Sistemiamo i settaggi in modo che la larghezza di questi fori sia abbastanza grande rispetto alla figura che abbiamo. Lo spessore del bordo può andare in questo modo. Attiviamo l'anteprima e vediamo che risultato ci dà, se ce l'ha. Eccolo qua. Sì, è una grandezza soddisfacente. Possiamo applicare questa trasformazione e chiudere la finestra. Abbiamo quindi il nostro rettangolo arancione in sottofondo e in sovrimpressione questa nostra abbozzo di griglia. Allora, lo selezioniamo e infatti vediamo che è un pattern, è in realtà è un rettangolo con un pattern, con un motivo di riempimento. Un motivo di riempimento che adesso variamo portandolo a oggetto. Quindi non sarà più un semplice riempimento, ma sarà una serie di oggetti. In particolare, ovviamente, saranno tracciati. Adesso, visto che sono tracciati, possiamo anche aggiustarne lo spessore. Vediamo un po', 4 forse eccessivo, ci piace più 3, ma diciamo che ci piacciono 3. Ok, dovremmo forse aggiustare un po' questi estremi che debordano, sono un po' troncati, vediamo un attimo che effetto possiamo ottenere. Stroke style, vediamo modificando questo con square cap, no, però vediamo che debordano anche qui. Stondato, stondato, hanno già un effetto più carino. Quindi le estremità stondate. Bene. Adesso noi abbiamo in realtà una serie di contorni. Dobbiamo trasformarli in un tracciato e lo facciamo sempre ricorrendo al menu tracciati con la seconda voce che è Stroke to Path. Adesso abbiamo un tracciato vero e proprio. E solo adesso possiamo applicare una trasformazione, un live path effect, che è questo menu che si apre, che ci permette di modificare con questi effetti sul tracciato il nostro tracciato che abbiamo selezionato. Ne aggiungiamo uno, il nostro effetto che ci interessa è questo B spline e lo aggiungiamo. Gli diamo un certo valore per la deformazione, diciamo 15, vediamo che effetto ci dà, forse un po' troppo accentuato, lo togliamo
Lo annulliamo. 12, vediamo un po' se va meglio. Beh, un pochino meglio 12 sicuramente. E lo accettiamo. Allora, ne facciamo una copia per mantenere in memoria le dimensioni che ci serviranno un pochino più tardi. E facciamo un nuovo rettangolo. Di cui copiamo le dimensioni che abbiamo appena selezionato. Eccolo qua. Lo allineiamo aprendo il menu apposito, selezionando entrambi. L'ultimo selezionato è quello di riferimento. Eccolo qua. Perfetto. Trasformiamo anche questo col bordo rosso in tracciato. Gli diamo il medesimo spessore che abbiamo dato al nostra griglia in generale. Controlliamo che tutte queste estremità ricadano dentro il tracciato che abbiamo trovato ora. Queste non lo fanno, selezioniamole e le portiamo leggermente più in su in modo che entrino. Vediamo un po'. Eccoci qua. Questo lo stesso. Perfetto, lo lasciamo per il momento in un colore diverso e diamo il colore desiderato invece alla griglia, diciamo questo colore. Ora dobbiamo dare gli effetti di ombreggiatura e di risalto del colore. Clicchiamo e duplichiamo con Ctrl D la nostra griglia. Dobbiamo dare un colore più scuro, un arancione scuro a simulare l'ombra, eccola qui, lo mandiamo sotto la nostra griglia originaria, lo spostiamo di poco con Alt Canch, supponiamo che la luce venga dall'alto, quindi sposteremo il nostro tracciato più scuro in basso, ok, diciamo tre spostamenti, rifacciamo un'altra volta la duplicazione. Diamo stavolta un arancione chiaro alla nostra griglia, che sarà quella che riflette, la parte che riflette, diciamo, il sole. La spostiamo in basso, o meglio, nell'ordine, diciamo, di altezza in basso, ma la muoviamo verso l'alto. Adesso apriamo il pannello dei colori e gli diamo una certa sfumatura, sia a questa sia all'altra sottostante. Per selezionare un oggetto sotto l'altro bisogna tenere premuto Alt. Ed ecco, abbiamo già creato un effetto di rilievo, di oggetto in rilievo. Allora, adesso zoomiamo indietro. Unire la griglia con questo tracciato di contorno. Però dobbiamo notare una cosa, che la griglia è un contorno, perdon, la cornice è un contorno, mentre la griglia è un tracciato, per cui noi dobbiamo selezionare il contorno e trasformarlo in tracciato con Stroke to Path. Adesso è diventato un tracciato vero e proprio. Gli diamo, beh, possiamo unirla direttamente alla griglia originaria, CTRL più, e adesso il contorno e la griglia sono un blocco unico. Leggermente più complicata perché dovremmo aggiungere a questi buchi un leggerissimo effetto di riflesso sugli spigoli, su quelli praticamente che ricevono la luce, gli spigoli inferiori. Facciamo un CTRL D. Per duplicare, lavorare a parte su questa cosa.
se noi invertiamo contro il riempimento, abbiamo, diciamo, un'idea di quello che dovrebbe avvenire. Naturalmente diamo un, ecco, un qualcosa di questo tipo, un colore un pochino più chiaro, non ovviamente il riempimento, ma il contorno, si vede poco. Allora facciamo così, duplico anche questo per e lo mando in fondo, ecco, giusto per avere un po' di contrasto su questa figura e vederla meglio. Ecco qua, andiamo a lavorare su questi. Noi dovremo applicare un gradiente e dovremo applicarlo a ogni singolo buco. Quindi dobbiamo spacchettare questo insieme, questo gruppo di tracciati. In realtà è un tracciato unico composto da più sottotracciati e dobbiamo far sì che tutti questi sottotracciati diventino dei tracciati indipendenti. Per fare questo utilizziamo la funzione path breakapart. Adesso tutti i buchi sono dei tracciati indipendenti a cui possiamo applicare il gradiente. Innanzitutto togliamo ciò che è ridondante, non ci interessa la parte esterna. Dopo aver tolto la parte esterna, andiamo a selezionare uno di questi tracciati su cui applichiamo il gradiente. Il gradiente è questo, per default è a 0 gradi. Adesso noi intanto applichiamo il gradiente come vogliamo che sia, cioè più sfumato, più tenue nella parte superiore dell'oggetto e invece pieno nella parte inferiore. Adesso dobbiamo replicarlo su tutti gli altri soggetti. Il problema è che il gradiente, se noi lo applichiamo pedissequamente, ha una sua impostazione default, per cui l'orientamento sarà 0 gradi e non 45 come vogliamo noi. Pertanto dobbiamo modificare questo parametro aprendo le preference, gradiente, scriviamo meno 45 in questo caso perché la direzione che noi gli abbiamo dato è meno 45 gradi, in quanto praticamente questo, il quadrato è in basso e il tondo in alto, avremmo dovuto invertirlo in realtà. Però ora noi selezioniamo tutti questi tracciati. Una volta selezionati, applichiamo il nostro gradiente e vediamo che effettivamente segue il gradiente che noi avevamo impostato. Mantenendo selezionati, li raggruppiamo, togliamo, lo spostiamo leggermente in su, togliamo questo che è un riferimento che non serve e lo allineiamo con questo, con il nostro progetto. Vediamo un po'. Ok, attiviamo lo snap per un migliore posizionamento, lo snap sul nodo angolare e vediamo che il nostro riflesso sulla cornice è fatto. Come tocco finale aggiungiamo il riflesso sulla griglia principale con un gradiente che noi possiamo stabilire in forse un colore, un punto di colore 30%, 10% grigio, 10%, e poi magari qui un punto forse un po' più chiaro e un po' più scuro qui, e un po'. Diamo un punto di luce qui e qua giù. È tutto per questo tutorial, a risentirci al prossimo. Grazie.